Grazie mille, buongiorno, gentili signore, egregi signori. Dico così perché anch'io conosco tante persone e quindi non menziono nessuno, magari citerò qualcuno durante il mio racconto. Vorrei magari anch'io andare un po' a braccio, mi hanno preparato anche a me qualcosa di scritto, ma poi quando l'ho visto ho detto in fin dei conti devo fare qualcosa di diverso. Innanzitutto vi porto il saluto del sindaco, del vice sindaco, dei colleghi municipali che oggi mi hanno delegato questo compito e ho accolto volentieri l'invito un po' all'ultimo momento, anche perché io sono non solo l'unica donna in municipio, ma sono anche l'unica ingegnera, nel senso che sono l'unica in municipio che ha una formazione tecnica, e quindi anche con particolare emozione che sono qui oggi anche come ex studentessa del Politecnico di Zurigo. Parlavo con Lino Guzzella e dicevo che anche per me è stata una grossa sfida personale, no, quello di poter fare il Politecnico. Non sarei qui se non avessi studiato il Politecnico, e probabilmente molte istituzioni della nostra città e del nostro cantone non sarebbero qui oggi perché oggi grazie al centro di calcolo abbiamo potuto implementare tantissime realtà legate alla tecnica, all'innovazione anche in Ticino. Beh, innanzitutto sembra pensare a 25 anni fa sembra preistoria. Ieri ho pensato dove ero io 25 anni fa, ero neolaureata appunto, e erano i primi anni al Poli, dove ci siamo incrociati anche con Paolo Beltraminelli e anche con Willy Weidman, col quale ho studiato nello stesso ciclo di studio. E in quegli anni non c'erano praticamente dei computer, le prime esperienze erano delle schede forate per calcolare delle gallerie, e poi forse alla fine abbiamo visto i primi PC e abbiamo fatto le prime relazioni tecniche con dei macchinini Apple di prima generazione. Ecco, e quindi pensare a 25 anni fa nei computer è veramente sembra di pensare alla preistoria, però il Politecnico allora stava già discutendo e proprio in quegli anni ha gettato le basi appunto per fondare il centro di calcolo, che è arrivato nella Svizzera italiana. E questo, ecco, un'altra sfida interessante. E dal punto di vista della politica è interessante pensare che questo è successo quando noi abbiamo avuto il nostro ultimo consigliere federale, Flavio Cotti. Da allora non ne abbiamo più avuti, e forse questo genere di opportunità, questa solidarietà federale anche in campo della tecnologia non sarebbe stato possibile senza la sua presenza a Berna, non solo la sua ma anche di altre persone che poi con entusiasmo si sono buttate in questa avventura. In quegli anni è arrivato il centro di calcolo da prima Manno. Prima si parlava con Silvio Tarchini di come è arrivato a Manno, ma poi a Manno il tutto è partito anche con altre realtà. Nel frattempo si era creata la Scuola Tecnica Superiore di Informatica ed Elettronica in Ticino, che festeggia settimana prossima i 30 anni. Pochi anni dopo è arrivata l'università, che ha festeggiato quest'anno i 20 anni. Quindi questi anni 90 in Ticino hanno posto le basi per quello che è anche oggi Lugano. Prima mi chiedevo cosa sarebbe Lugano oggi se non ci fosse stato il centro di calcolo che arrivava in Ticino 25 anni fa, con la crisi della finanza e tutto quello che abbiamo visto dopo. Forse appunto anche la presenza di istituzioni importanti in campo scientifico e tecnico possono portare tanto benessere al nostro cantone. E quindi la città di Lugano sicuramente l'aveva capito molto bene prima che arrivassi io in municipio. Paolo ha raccontato qualche aneddoto, ma sicuramente il pensiero della città era quello di porre le basi per uno sviluppo importante non solo per la città ma anche per tutto il cantone, e quindi è anche giusto che ci sia stato un supporto concreto e fattivo nel trovare una sede adeguata, anche con qualche forzatura sulle procedure. Un passo, va bene, qualche adattamento. Ok. CSC, Istein e Bedeutende de International Renommierte Institution, e Lugano ist reicher damit geworden. Als Innovationsmotor für die Computerforschung in der Schweiz, die CSC,
gibt eine in Lugano wird eine Technologie Cluster effizient und modern. Damit können wir die Wettbewerbsfähigkeit unserer Stadt in Wissenschaft und Wirtschaft stärken. Das ist für uns sehr wichtig. Non voglio menzionare qui le molte collaborazioni che ha il centro di calcolo con l'università, con istituzioni presenti in Ticino e fuori dal Ticino, ma vorrei sottolineare che comunque il centro di calcolo è anche un importante datore di lavoro, dà occasione a tante persone di lavorare, persone qualificate che non necessariamente troverebbero lavoro in Ticino, tante persone, donne e uomini. Questo vorrei ribadirlo perché come donna nella tecnica è sempre difficile, ma ho visto che nella vostra realtà c'è una forte presenza femminile e sono convinta che questa mescolanza di provenienze, di discipline e di generi può essere molto arricchente e fa crescere ulteriormente come la diversità delle comunità della Svizzera fa crescere la Svizzera verso il futuro. Beh, il municipio di Lugano, Paolo ci ha già spiegato come ha contribuito a poter realizzare la sede, una sede che è stata costruita con delle tecnologie innovative, con anche una forte sensibilità alla sostenibilità ambientale e per il raffreddamento dell'edificio ha evocato Paolo appunto questo sistema di raffreddamento e comunque non tutto finisce lì. Il nuovo quartiere di Cornaredo è un'importante area di sviluppo della città di Lugano e ho il piacere di proseguire il lavoro di Paolo nello sviluppo di questo comparto. Ci saranno molti progetti, si spera arriveranno anche delle infrastrutture di mobilità migliori, il park and ride, una futura rete del tram che verrà probabilmente anticipata con una linea veloce di bus detta Globus. E non solo, ci saranno anche ulteriori progetti, grandi e piccoli, da una parte magari il sedime del polo sportivo che avrà dei contenuti multifunzionali e in faccia proprio alla vostra sede stiamo discutendo proprio in queste settimane che cosa proporre per poter ristrutturare questa masseria storica che potrebbe anche collegarsi con una ristorazione o con qualche spazio che potrebbe anche essere fruibile per il centro di calcolo. Quindi la città di Lugano guarda avanti, guarda la vostra attività anche con interesse ed è sempre disponibile per continuare a cooperare e per riuscire a far crescere ulteriormente la vostra realtà. Per finire vorrei fare un piccolo elogio anche per l'attività che voi fate a livello di visite guidate al pubblico. È molto bello che voi proponete regolarmente delle visite aperte al pubblico. Queste attività, che non sono scontate per un'istituzione come la vostra, creano un legame con la nostra cittadinanza e spiegano il vostro lavoro in parole semplici. Possiamo anche nel contempo sfatare tanti pregiudizi che esistono ancora attorno alla scienza e alla tecnica, come quello, ad esempio, come dicevo prima, dell'assenza delle donne che è sconfessato proprio dalla vostra realtà. A questo tema tengo in modo particolare e spero che si possa ulteriormente discutere anche di questo. E quindi termino qui, vi ringrazio ancora per i 25 anni, ne auguro altrettanti ancora e ancora di più. Speriamo di arrivare almeno a 100 anni, chissà come saranno i computer, ho letto sul vostro sito che il primo super computer corrispondeva a un odierno iPad, ho letto il sito, è molto bello, ecco, chissà come saranno i computer fra 25 anni. Io vi ringrazio delle vostre attività e anche di tutto quello che fate per migliorare la conoscenza a beneficio del nostro cantone, della nostra città e della nostra popolazione.